Benvenuti a una nuova edizione di Senior News. Vediamo insieme i titoli di oggi. Combattere con ogni mezzo la pandemia e riforma della sanità territoriale, il programma di Draghi per la sanità. Covid, gli anticorpi durano 6 mesi nella maggior parte dei guariti. Malattia venosa cronica, che cos'è e quali soggetti a rischio? Asma bronchiale, le terapie farmacologiche per gestirla. Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha indicato in Parlamento il suo programma di governo per la sanità. Oltre all'accelerazione del piano di vaccinazioni per il nuovo Premier, prioritaria è la riforma della sanità territoriale. È questa la strada per rendere realmente esigibili i livelli essenziali di assistenza e affidare agli ospedali le esigenze sanitarie acute, post-acute e riabilitative, ha detto Draghi, che poi ha aggiunto: la casa come principale luogo di cura è oggi possibile con la telemedicina e con l'assistenza domiciliare integrata. In circa l'88% delle persone guarite dal Covid-19, gli anticorpi nel sangue rimangono per 6 mesi. Lo indica uno studio inglese che ha analizzato i campioni biologici di quasi 1.700 persone, dai quali è emerso che quasi tutti, 6 mesi dopo, aveva ancora gli anticorpi al virus rilevabili nel sangue, confermando così quanto osservato in studi più piccoli condotti sugli operatori sanitari. La malattia venosa cronica è un disturbo a carico della circolazione venosa che colpisce soprattutto le donne. È una condizione rilevante sia dal punto di vista epidemiologico che per le conseguenze economico-sociali. Sentiamo. La malattia venosa cronica è una malattia anch'essa molto frequente, colpisce circa il 50% dei soggetti, prevalentemente le donne, aumenta la frequenza con l'età, quindi i soggetti sopra i 65 anni molto spesso presentano delle varici piuttosto importanti e dei disturbi legati alla malattia venosa cronica. I sintomi principali sono il dolore, il senso di peso, il gonfiore, i crampi notturni. E ovviamente questi sono dei sintomi che non sono però specifici per la malattia venosa cronica. Sarà necessario che sia lo specialista a stabilire se i sintomi corrispondono a questa patologia o sono invece legati ad altre condizioni, ad altre patologie. E oggi vediamo 7 stadi di questa malattia venosa cronica e sono interessanti dal punto di vista clinico perché ci identificano anche un po' la progressione della malattia. E alcuni di questi stati sono quelli più frequenti nei soggetti che hanno superato i 60 anni. L'asma bronchiale è una delle malattie infiammatorie croniche dei bronchi più frequente. L'infiammazione provoca episodi ricorrenti di affanno, senso di soffocamento, costrizione toracica e tosse, soprattutto di notte e nelle prime ore del mattino. Ma quali sono le terapie farmacologiche per gestirle? Sentiamo. Una volta fatta la diagnosi di asma bronchiale, si cerca innanzitutto di capire quali possono essere le cause e i fattori scatenanti in quel singolo individuo, quindi cercare di capire se è un'asma secondaria o associata al reflusso gastroesofageo, piuttosto che a una componente, come abbiamo detto poco fa, allergica, piuttosto che a una componente di sensibilizzazione a qualche sostanza. Per cercare di migliorare quello che è l'habitat del soggetto, le abitudini di vita, che già di per sé possono migliorare la sintomatologia asmatica o trattare per esempio il reflusso gastroesofageo, nel caso sia secondaria al reflusso gastroesofageo o alla somministrazione di altri farmaci, per esempio, che spesso possono causare asma o tosse. E per quanto riguarda la terapia, poi la terapia è quella classica per l'asma che non ha, diciamo, limiti di età, si può usare sia nell'adulto che nel soggetto, diciamo, più avanti con gli anni. Di solito è terapia inalatoria con dei dispositivi aerosol dosati o a polvere secca che consentono l'inalazione e la deposizione del farmaco o dei farmaci, di solito sono associazioni di più farmaci direttamente all'interno dei bronchi dove devono agire con pochi effetti collaterali o minimi effetti collaterali sistemici, perché i farmaci agiscono là dove devono agire e passano in piccolissima percentuale nel sangue, quindi è una terapia essenzialmente topica, inalatoria. Questa era la nostra ultima notizia. Arrivederci a domani.